Johnson speaking. Welcome aboard spaceship number 505. Sono stati oltre 1,5 milioni di visitatori presenti alla 21ª edizione dell'Artigiano in Fiera, la manifestazione milanese allestita a Rho, che nel weekend scorso ha chiuso i battenti. Grandi protagoniste dell'evento le 11 imprese artigiane della Granda, accompagnate in questa esperienza promozionale da Confartigianato Imprese Cuneo. Dai sapori dell'enogastronomia all'unicità dei manufatti, la qualità cuneese ha spopolato in quell'appuntamento che potrebbe essere definito a pieno titolo l'Expo delle Arti e dei Mestieri. E i numeri lo confermano. 310.000 metri quadri di superficie espositiva contenenti 3.000 stand con prodotti provenienti da oltre 100 paesi, 41 ristoranti e 24 piazze e luoghi del gusto. Tra il tripudio di messaggi olfattivi e visivi provenienti da tutto il territorio nazionale ed estero si è distinta la maestria di tanti artigiani del nostro territorio, i quali attraverso degustazioni, performance live e momenti di spettacolo dedicati alla moda hanno fatto conoscere ad un pubblico più vasto la qualità e capacità artigianale della terra di Granda. L'ottimo risultato di questa partecipazione organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo apre la strada ad un nuovo progetto di promozione predisposto dall'Associazione per le Imprese Associate, una strategia da concretizzarsi nel 2017 che superi i confini territoriali portando con sé un alto valore identitario di tradizione, storia e creatività cunesi. Artigiani in Fiera 2016, ecco come vede la presenza di Confartigianato Cuneo nell'ambito della regione Piemonte, di questa Italia, di questo mondo dell'artigianato che si presenta. Noi siamo contentissimi, il rapporto con le associazioni, in particolare con l'associazione La Confartigianato di Cuneo, è un rapporto strategico. Per noi da sempre le associazioni sono un momento e un soggetto con cui dialogare per la costruzione della fiera, altrimenti non potremmo fare, non potremmo raggiungere il cuore delle imprese. E il cuore delle imprese va raggiunto perché un evento come questo aiuta l'impresa a presentarsi in un mercato ampio. C'è bisogno di uscire dai propri territori, c'è bisogno di crescere, c'è bisogno di fare un passo in avanti e guardare in avanti al futuro con positività. E un evento come questo rappresenta per molte imprese una specie di palestra, no? Di primo momento in cui io esco dal mio territorio e incontro un mercato strutturato, cercando di creare una continuità. C'è bisogno di tempo per fare questo e c'è bisogno di essere accompagnati. Questo è il motivo per cui il ruolo centrale delle associazioni sul territorio può dare alle imprese questo aiuto che altrimenti le imprese da sole non potrebbero individuare. Questo primo approccio attraverso Artigiani in Fiera è comunque una vetrina importante, sono milioni di visitatori che si accalcano per conoscere le eccellenze dei territori. Sì, le stime dicono circa 1,5 milioni, quest'anno probabilmente abbiamo superato questo dato, è assolutamente così e la modalità di presentarsi in progetti articolati che prevedono la ristorazione, come per esempio abbiamo fatto quest'anno con Confartigianato Cuneo, è un grande aiuto perché permette al pubblico di assaggiare i prodotti, di vedere la bontà dei prodotti stessi, di vedere come si fa e quindi anche di acquistarli. Quindi questo ci dice già, ne parlavamo prima con il Presidente,
ci dice già un futuro, no? Che è quello di coinvolgere sempre di più le imprese e cominciare a portare sempre più prodotto, perché il pubblico lo richiede e ha bisogno di questa qualità. Il ruolo dell'artigianato oggi che valore ha anche per l'economia reale? L'artigianato secondo noi è il futuro dell'economia reale, insieme alla grande industria che cerca, speriamo, di qualificarsi sempre di più. Esiste una quantità enorme di imprese che non sono a caso la colonna portante della nostra economia, e un evento come questo cerca di renderlo veramente presente. Rappresentano veramente il cuore pulsante del nostro paese, e la cosa bella che quest'anno si vede e si coglie con grande positività è che ci sono tantissimi giovani, cioè cominciamo a vedere le nuove generazioni e nuovi ragazzi, qui nell'area del Piemonte ce ne sono tantissimi, che prendono in mano l'esperienza e la tradizione dei loro padri e cercano di innovarla, perché questa è la vera sfida, far diventare l'artigianato un qualcosa di contemporaneo. Spesso il problema dell'impresa è un po' la sua autonomia, cioè guarda un po' a se stessa, no? È un po' autoreferenziale. Bisogna avere il coraggio di guardare al futuro, di innovare e di rendere contemporaneo quello che si fa. Chi sta giocando questa partita sta vincendo, e lo si vede benissimo e con chiarezza in questi giorni. Artigiani in fiera, una grande e infinita opportunità sotto molti aspetti per le aziende artigiane, soprattutto quelle di Confartigianato che sono qui presenti a Milano. È un'opportunità incredibile perché diciamo, questi padiglioni che rappresentano il meglio dell'artigianato nazionale sono una vetrina indiscussa di quella che è la qualità dei prodotti delle nostre aziende. Confartigianato Cuneo sta cercando di implementare quella che è la sua attività da soggetto che fa accompagnamento sindacale a soggetto che vuole essere protagonista a fianco delle aziende nel fare accompagnamento, nel vendere il prodotto. Quindi stiamo declinando un nuovo modo di presentarsi di Confartigianato Cuneo, che vuole far sì che le aziende sentano in Confartigianato un soggetto che li può accompagnare ai mercati. Ci siamo mossi recentemente con una varietà di manifestazioni, abbiamo sicuramente una presenza significativa sulle principali manifestazioni della provincia di Cuneo, ma è necessario che oggi Confartigianato Cuneo con le sue aziende guardi oltre, e la presenza questa settimana qui a Milano ad Artigiano in Fiera è proprio una testimonianza di questo. Indubbiamente i percorsi vanno sperimentati, abbiamo portato qui la ristorazione con i prodotti dell'eccellenza, ma sicuramente questo nostro progetto va ampliato, perché oltre a portare la ristorazione dobbiamo portare, collegati alla ristorazione, la vendita del prodotto, proprio perché abbiamo percepito in questi giorni che c'è una grossa potenzialità di vendere il prodotto collegato alla ristorazione. C'è poi l'aspetto che secondo me non è secondario, che le nostre aziende devono anche avere la capacità di intervenire in momenti come questi per fare dei confronti rispetto a come si sta evolvendo il mondo dell'artigianato, perché qui veramente c'è uno spaccato importante di quello che è l'artigianato nazionale, e dal confronto le nostre aziende possono trarre solo beneficio, perché bisogna imparare da chi è più avanti per portare nuove opportunità per le nostre imprese. Quindi non solo un'innovazione tecnica da parte degli artigiani, ma un'innovazione proprio come mentalità, e questa può essere un'occasione in più per innovarsi. Sì, noi stiamo portando avanti da anni un percorso di valorizzazione dell'artigianato che ha visto diciamo, partire in questo ragionamento con la tradizione. Abbiamo cercato di rappresentare quello che è l'artigianato del legno, del vetro, della ceramica, del food, sicuramente fotografando bene qual è la realtà dell'artigianato in provincia di Cuneo. Sul 2016 abbiamo coniugato un concetto nuovo, che è quello dell'innovazione e della tecnologia, perché noi crediamo che le aziende abbiano una grande potenzialità proprio dovuto allo sviluppo dell'innovazione e della tecnologia applicabile alle produzioni dei nostri artigiani. Le mani e la mente dell'artigiano continuano ad essere protagonista, ma devono saper cogliere le nuove opportunità che si stanno
sistemi nuovi di elaborazione, sistemi nuovi di proporsi, sistemi nuovi di vendere il prodotto possono costituire un aspetto importante che non va trascurato da parte delle nostre aziende. Qui in Artigiano in Fiera Milano c'è la possibilità sicuramente di avere una visibilità, ma c'è la possibilità di avere una visibilità tutto l'anno attraverso il mercato dell'e-commerce che l'organizzazione dell'Artigiano in Fiera propone a tutte le aziende che partecipano a questo evento. Quindi guardiamo avanti, cerchiamo di essere capaci a metterci in discussione per cercare nuove opportunità.